Ciao a tutti amici, ultimo cose di oggi dalla Florida. Innanzitutto facciamo subito gli auguri a Antonio Politano che oggi compie gli anni 84. E giù commenti. Voi direte, come hai fatto a ricordarti di fare gli auguri a uno? È perché me l'ha detto e mi sono fatto subito. Tramite Mac Sierra, Siri, ricordami di fare gli auguri a Antonio Politano il 13 dicembre. E infatti stamattina, tac tac, è arrivato. Dov'è? 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 Non lo so. Gabriele, non lo so. È arrivato. Stamattina abbiamo portato Pepitina a tagliarsi i capelli dalla parrucchiera, eh. Poi siamo andati a fare dei giri, poi aspetta, ieri ho fatto per i fans che ci verranno a trovare in tutte le tappe, tra cui una signora ci ha detto che Frosinone è una città brutta, tutto cemento, ma noi non è che andiamo a Frosinone per vedere il panorama, noi andiamo dagli amici. Perché Mirko Jacks, perché i fans non vanno a Mirko Jacks. Mirko Jacks va a casa dei fans. Dai, lasciatemi in segreteria il vostro indirizzo che vengo a suonare al vostro cancello. No, anche perché c'era tipo uno, mi ha detto, vieni anche a Cesena? Allora, vabbè, allora, datemi tutti gli indirizzi, passo da sotto a casa. Oh, io sono giù, scendi, no, sto mangiando la peperonata. Olè. Poi abbiamo ai fans che verranno, che sinceramente non so quanti verranno, qualcuno verrà, 3-4 persone a Milano viene, dai. Milano secondo me siamo almeno in 10, almeno in 10. Ai 10 arrivati riceveranno il magnetino ufficiale Mirko e Marta Show Tour 2016. Però ieri ho stampato 200, più di 200 magnetini. Li ho stampati su carta con la stampante a colori di Mary Fisher. Poi ho comprato il dietro magnetico che da appiccicare. Che secondo me qualcosa è il top, eh? Perché poi avevo proprio un adesivo già suo fatto molto bene. Li ho attaccati. Poi li ho dovuti tagliare tutti con un tagliere. Un tagliere, quelli così. Ho fatto un po' di video, l'ho messo, un lavorone! Perché poi alla fine erano tipo non 10 fogli e neanche 20 fogli, erano tipo 14 forse. Quindi sono venuti, come vedere, 6 per 3, 18. Quanto fa 6 per 3 per 14? 252, no, perché nel mio ultimo calcolo erano 216. Quanto fa 216 diviso 18? 12. Allora forse erano 12. Poi mi viene il numero perfetto, sono stati 12. Poi è bello perché volevo smettere su Face e porca puzza con questi magnettini. La valigia mi pesa 2 kg in più. Ho detto, ma dai, vuoi che sia 2 kg? Le ho misurate, se le ho pesate stamattina, 2 kg. E mortacci. Forse lo metterò nel bagaglio a mano. Perché nella valigia è sempre un po' un casino portare la roba. Allora, vediamo un po'. Il prosciutto al formaggio ce l'ho, prosciutto allo stracchino ce l'ho, panino allo stracchino ce l'ho, ce l'ho. I cavi ce l'ho, le cuffie della Bose ce le ho. Ieri ho fatto una prova col MacBook Pro nuovo attaccando l'iPad come secondo monitor che ho fatto vedere nel video. Ho notato subito che la batteria del MacBook Pro scende di brutto facendo quel giochino lì, perché non ci avevo pensato, ma ovviamente stai anche caricando l'iPad che ciuccia tramite la porta USB, quindi
Insomma, mi veniva tipo che l'iPad Pro durava al massimo meno di 3 ore, no? Anche 2 ore e 49. Però stavo anche scaricando degli update per Photoshop. E quindi mi veniva tipo 2 ore e mezza. Ma come 2 ore e mezza? Ci doveva essere una batteria di 10 ore. Poi quando...